Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Dove Chuck Tubo. In realtà questa è la seconda puntata della rubrica e come sapete, insomma, per chi non avesse visto il precedente video di questa appunto rubrica, parlo di musica, spettacolo, film, fiction, eccetera, eccetera. E la volta precedente ho parlato, se non sbaglio, di musica più che altro. Oggi invece parliamo di TV, ma in particolare di telefilm. I telefilm che oggi vorrei analizzare con voi sono due. Uno è un po' più recente e che sta andando in onda adesso, e un altro invece è un telefilm che ritornerà prestissimo e che insomma però è un po' più datato, un po' più vecchiotto. Ma partiamo con il primo telefilm. Il primo telefilm di cui voglio parlarvi è Velvet. Io diciamo che l'ho rivalutato, non tanto rivalutato, ho cambiato opinione su Velvet perché all'inizio in realtà la prima serie mi piaceva tantissimo e anche adesso sono diciamo una fan accanita del programma, del telefilm, ma sta diventando un po' troppo soap opera spagnola perché gli intrecci stanno diventando davvero tanti e troppo intricati tra di loro e cioè, io rischio di perdere il filo della storia. Diciamo che è diventata troppo complessa e dovrebbe essere un po' più semplice. Però, per chi non l'avesse mai visto, parla di una storia d'amore tra due ragazzi, forse ambientata intorno agli anni 50 in Spagna, in una galleria di moda, appunto Velvet. E c'è questo ragazzo Alberto che era innamorato di Anna, che in realtà era una sarta, poi è diventata una sarta, ma era più che altro la nipote di un uomo che lavorava alla galleria. Loro si innamorano da ragazzi, però la loro storia non è ben accettata dai loro parenti, quindi lui deve andare via, deve andare a Londra, forse, se non sbaglio. Deve andare a Londra e quando torna è praticamente follemente innamorato di Anna ancora. In realtà però la Velvet diciamo vive una condizione economica piuttosto pesante, piuttosto grave, quindi lui per far risplendere ancora una volta la galleria deve sposare un'altra donna che si chiama Cristina. Tutto questo è successo nella prima stagione e nella seconda. La seconda si è conclusa con l'amore tra Anna e Alberto, nonostante lui sia ancora sposato. Mercoledì scorso è mercoledì scorso, voi adesso non so quando vedrete questo video, comunque è andata in onda la prima puntata e dopodiché commenterò con voi anche le seguenti. Naturalmente non farò un video per ogni puntata, ma diciamo un riassunto di alcune puntate. E abbiamo visto che Anna e Alberto, insomma, sono follemente innamorati, eccetera, eccetera. Lui è stato proclamato uomo dell'anno e quindi deve ritirare un premio. Mentre sta ritirando questo premio, arriva Cristina con l'abito che indossava Anna nella prima stagione, che poi è quello che rappresenta la Galleria Velvet rosso. Si fa tutta questa sfilata lungo il salone, va da suo marito che sta sul palco e dice: "Amore, sono incinta." Lui resta un po' come quando, insomma, la classica scena di Brooke di Beautiful, cioè un po' così, un po' imbambolato. E in pratica lui non, diciamo, non ci crede, infatti l'accusa, ma in realtà lei davvero non è incinta. E quindi, diciamo, lei vuole mettere il bastone tra le ruote tra questi due, tranne Alberto. Poi ci sono altre storie, Matteo e Clara, e Rita e Pedro che sono appena sposati. Insomma, diciamo che la serie è iniziata sempre con questo amore, tranne Alberto, che non si può mai concludere, non può avere una fine, un lieto fine, perché queste due non sono destinate a stare insieme. E attenzione, adesso c'è un piccolo spoiler, cioè non vi spoilerò qualcosa, però vi dirò che io ho visto, mi sono spoilerata, perché io adoro spoilerarmi le cose, mi sono spoilerata un po' di assaggi di altre puntate in spagnolo e ho visto l'ultima puntata in spagnolo, perché su YouTube ci sono, sempre in spagnolo, e Cristina farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote tra questi due, tranne Alberto, quindi preparatevi perché davvero ne vedrete di tutti i colori, proprio faccende da. Ecco perché io vi parlavo di soap opera. Perché più andremo avanti con le puntate, più sembrerà una soap opera spagnola. Quindi, insomma, mettetevi rilassati e vedetevi per bene la puntata, tutte le puntate, perché davvero accadranno cose che
Nemmeno Beautiful o Il Segreto, che io odio Il Segreto, però davvero cose pazzesche. Mettiamo un po' da parte Velvet e passiamo al secondo telefilm che io adoro di più, amo di più di Velvet assolutamente. È il telefilm che mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia e che mi accompagna anche ora perché comunque ho tutti i DVD. E poi insomma adesso vi dirò. Ed è Una mamma per amica. Mamma mia quanto gesticolo, cioè mi rendo conto che gesticolo un casino, però non so che fare altrimenti. Ed è Una mamma per amica. Una mamma per amica, se non sbaglio, va in onda in America dal 98, adesso non vorrei dire bugie, però se non sbaglio dal 98, ma in Italia penso sia arrivato intorno al 2000-2001, non sono sicura, anzi adesso vado a controllare. Ok, sì, perfetto, in pratica in Italia è andato in onda dal 2002 fino al 2008, sì. Invece in America dal 2000 fino al 2007. In pratica, io lo seguo appunto da quando ero piccola. Ricordo che facevo zapping, stavo facendo zapping, tre canali, e mi ha colpito la parlantina veloce di Lorelai. Sì, insomma, ne sono rimasta affascinata e così ho continuato a vedere le puntate. E tuttora è il mio telefilm preferito. Alcuni lo trovano un po' scontato, un po' troppo dolce, diciamo sì, sdolcinato, però penso che sia una cosa molto bella, anche perché io mi ci rivedo molto nel rapporto che c'è tra Lorelai e Rory con mia madre, anche se comunque mia madre non ha 16 anni diciamo, di differenza con me, però comunque c'è questo rapporto di affetto, di amicizia, che appunto io rivedo molto nella mia famiglia. E in pratica l'ultima stagione, la settima stagione, si era conclusa con quella dannata dichiarazione d'amore che aveva fatto Logan a Rory e la stupidità di Rory nel non aver accettato la proposta di matrimonio di Logan. Vi giuro, io ho amato Rory, amo di più Lorelai, però ho amato Rory quando si è messa con Logan, quando si è fidanzata con Logan. Poi l'ho odiata, cioè perché rifiuti la proposta di matrimonio di Logan Ansberger? Cioè lui è ricco, ma non c'entra che è ricco, però è biondo, ha gli occhi chiari, è perfetto, cioè che cosa vuoi di più? E lei non l'ha accettata la proposta di matrimonio. Per fortuna però si è conclusa con il ritorno di fiamma tra Lorelai e Luke, anche perché loro erano destinati proprio a stare insieme, cioè dalla prima stagione, dalla prima puntata si capisce che questi due devono stare insieme, cioè tu appena vedi quella puntata, appena vedi l'inizio in cui Lorelai chiede a Luke una tazza di caffè, lui gli dice da quante ne hai presi solo oggi? Questa è la seconda, non ricordo, non è vero, erano 9 o 7. Tu capisci, questi due si metteranno insieme, staranno insieme, si fidanzeranno. Poi si fidanzano alla quinta stagione, però sempre che si fidanzano alla fine. Poi per altre vicissitudini sono lasciati, un po' per la figlia, un po' perché lei si sposa con Christopher, sbaglio grandissimo che hanno fatto nella settima stagione. E adesso sono ritornati insieme. Ma la cosa bellissima è che sono felicissima davvero di dirlo, non vedo l'ora. Perché Una mamma per amica ritornerà. Ritornerà con 4 stagioni, in realtà. Si chiamerà proprio Seasons, cioè stagioni. Saranno le classiche 4 stagioni, primavera, estate, autunno, inverno. E che dureranno, mi sa, 90 minuti l'una. Saranno tipo dei mini film, no? In cui ci saranno tutti i personaggi, insomma, che ci sono stati in queste 7 stagioni, tra cui anche i 3 fidanzati di Rory. Allora, analizzando i 3 fidanzati, si sono, diciamo che sui social, più che altro su Facebook, su Twitter, si sono creati dei team: Team Dean, Team Jess e Team Logan. Io proprio non posso non dirlo, io sono Team Logan e lo sono sempre stata, lo sarò sempre. Ma c'è una cosa strana, diciamo un piccolo spoiler, quindi se voi non volete saperlo, tagliate il video, togliete il video perché adesso vi spoilerò una cosa troppo, troppo bella. In pratica ci sono delle immagini perché stanno registrando appunto le puntate. Se non sbaglio sono passati 10 anni, quindi tipo Lane ha i gemelli che hanno 10 anni, insomma una cosa pazzesca, non vedo l'ora. Sono passati 10 anni e nell'ultima puntata ci sarà un matrimonio perché ci sono diversi oggetti, tipo lampadari, armadi, con scritto wedding, cioè ci sarà un matrimonio. In realtà si è detto che ci sarà un matrimonio nell'ultimo film.
escludendo che sia Lorelai, perché Lorelai si è già sposata con Luke, almeno così si pensa, si può dire che potrebbe essere Rory. Nell'ultima puntata non ci sarà Dean, quindi Dean, infatti l'attore, ha detto che ci sarà solo nella prima. Nella prima ci sarà anche Logan e Jess, quindi tutte e tre se non sbaglio ci saranno, ma nell'ultima ci saranno solo Jess e solo Logan. Ma attenzione, attenzione, nell'ultima puntata ci sarà la brigata della vita e della morte, cioè i migliori amici di Logan. Quindi adesso io non voglio influenzare coloro che sono Team Jess, perché io capisco che questi due, Jess e Rory, non hanno mai avuto il loro lieto fine, un po' come Lorelai e Luke. Ma nell'ultima puntata, cioè, c'è Logan, ho capito che c'è anche Jess, ma c'è Logan, c'è la brigata della vita e della morte, c'è un matrimonio. Insomma, io forse o perché sono di parte, ma io penso che Rory si sposerà con Logan. A confermare la mia ipotesi c'è Milo Ventimiglia, che è l'attore, che in una recente intervista ha dichiarato che il suo personaggio Jess aiuterà Rory a, insomma, a risolverle dei problemi di cuore. Quindi lui potrebbe risolverli in due modi: o facendo, dimostrando che questi due devono stare per forza insieme, cioè lui deve stare con Rory, oppure a chiarirle le idee riguardo Logan, anche perché loro si sono lasciati in un modo bruttissimo. Cioè lui le aveva chiesto di sposare la sera prima, lui dice: senti, ci ho pensato, viviamo un altro po' così distaccati, cioè con la distanza. Lui ha detto di no, ma per te deve essere tutto niente. Sì, per me deve essere tutto niente. Lui si è preso l'anello, addio Rory, e così se n'è andato. Cioè, proprio mi avete fatto cadere un mito, una storia d'amore troppo bella, non poteva finire così. Quindi io spero che tra Rory e Logan ci sia di nuovo una storia e che si sposino alla fine. Io credo che alla fine lei si sposi con Logan, però dobbiamo ancora vedere, perché ci sono davvero tantissime cose, tantissimi piccoli particolari che mi fanno pensare anche che possa essere Jess il suo futuro marito. Vedremo. Comunque la stagione uscirà in America entro il 2016. Io, proprio scontato, lo vedrò su internet diciamo, in inglese, magari con i sottotitoli. Poi quando uscirà in Italia comprerò il DVD, lo vedrò e quello che è, però devo per forza vederlo, cioè non posso non essere curiosa di sapere cosa succederà, devo per forza vederlo in lingua originale. Ok ragazze, dopo questa bellissima chiacchierata, già chiacchierata, ho parlato solo io con una telecamera, però va bene. Questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto come al solito, e fatemi sapere se voi vedete Velvet, se avete visto L'Uomo per Amica, se siete curiose di vedere, insomma, il seguito, se siete curiose come me, io sono in fibrillazione, cioè sono troppo felice. E quindi vi aspetto al prossimo video, alla prossima puntata di Dore Chuck Tubo, e vi mando un grosso bacione. Ciao!